Buon pomeriggio a tutti, sono Fabrizio Meloni, sono il responsabile comunicazione e relazioni esterne dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari e anche oggi siamo qui in onda con voi con il nostro format, il format della U di Cagliari, 15 minuti con, e saranno 15 minuti con il dottor Alessandro Oppo che adesso comparirà. Ecco, Buonasera, ciao Fabrizio, grazie buona. dell'invito. Buonasera, Alessandro. Il dottor Oppo è un endocrinologo e con lui parleremo proprio di come curare e prevenire la tiroide, se la prevenzione è possibile. E allora, dottor Oppo, che cos'è la tiroide? Partiamo con le basi. Beh, innanzitutto la tiroide ce l'abbiamo tutti, a differenza di quello che un po' tutti ci raccontano, c'ho la tiroide, per fortuna l'abbiamo tutti. Si può ammalare, e ne parleremo in seguito. La tiroide è una ghiandola endocrina, quindi una ghiandola che produce ormoni, che si trova proprio qui, nella regione anteriore del collo, alla radice del collo. Ha un ruolo fondamentale durante il corso di tutta la vita, fin dal periodo intrauterino, fino alle ultime fasi della vecchiaia. Regola, ad esempio, lo sviluppo neurologico e somatico, quindi la crescita, sia durante lo sviluppo, sia durante la fase intrauterina che durante la crescita, ma poi regola il metabolismo, basale, glicidico, lipidico, quello osseo, controlla le funzioni cardiovascolari, quindi in buona sostanza producendo due ormoni che si chiamano T4 e T3. 4 sta per 4 atomi di iodio e 3 3 atomi di iodio. Cercheremo magari insieme di capire perché è importante questo micronutriente che è lo iodio. Producendo questi due ormoni controllata dall'ipofisi, per tutta la vita ha un ruolo importantissimo. Quali sono le patologie che possono colpire la tiroide? Sono svariate, sono innanzitutto patologie di funzione, cioè la tiroide può funzionare troppo e questa si chiama ipertiroidismo, oppure funzionare troppo poco e si chiama ipotiroidismo e sono ben curabili con i farmaci a nostra disposizione. Altre malattie sono la formazione dei noduli della tiroide molto frequenti nella popolazione generale, per fortuna nel 96% dei casi circa sono benigni. In questo contesto si inseriscono altri due grossi capitoli. Uno è la carenza di iodio, che è la causa più frequente di disfunzione tiroidea nel mondo, e le malattie autoimmunitarie, di cui anche la tiroide può soffrire. Le malattie autoimmuni sono delle malattie caratterizzate da un malfunzionamento del nostro sistema immunitario che non riconosce come suo parte o uno o più organi del nostro organismo, del nostro corpo, e quindi le aggredisce con un'infiammazione cronica che varia di entità a seconda del grado della stessa. Dottor Oppo, quali sono le cause e i sintomi principali dell'alterazione della funzione tiroidea, della funzione della tiroide? Allora, le cause di ipotiroidismo, quindi di una tiroide che funziona poco, è la famosissima tiroidite cronica autoimmune o tiroidite di Hashimoto, che porta il nome dello scopritore giapponese che nei primi del Novecento la descrisse. Altre cause di ipotiroidismo sono la tiroidectomia, quindi l'asportazione chirurgica della tiroide, o la distruzione della stessa con isotopo radioattivo dello iodio che si chiama iodio 131. E poi anche diciamo delle agenesie, delle alterazioni della funzione della ghiandola. L'ipotiroidismo come sintomi possono essere svariati i sintomi dell'ipotiroidismo e ovviamente variano in relazione all'entità e alla durata degli stessi. Il paziente riferirà astenia, che significa stanchezza, intolleranza al freddo, rallentamento del battito cardiaco, ritenzione idrica con un po' di aumento del peso, ma ricordiamoci che l'obesità nel 95-96% dei casi è legata a fattori ambientali, cioè poco movimento e troppa introduzione di calorie. Questo a scanso di equivoci. Altri sintomi sono l'aumento della pressione minima e la riduzione della massima, rallentamento ideomotorio, la voce rocca. Mentre l'ipertiroidismo ha dei sintomi nettamente opposti. È dovuto al morbo di Basedow, che è sempre una malattia autoimmune che porta il nome dello scopritore, alla presenza di uno o più noduli iperfunzionanti. Queste ultime patologie sono più frequenti nel soggetto anziano, mentre il Basedow più nel giovane. Che sintomi dà l'ipertiroidismo? Dà tachicardia, intolleranza al caldo, cute calda e sudata, stanchezza anche in questo caso profonda e ridotta tolleranza allo sforzo,
è stato di eretismo psichico, quindi insonnia, ansia, angoscia, è una patologia parecchio pesante. Ricordiamoci che se entrambe non curate, nell'ipo, nell'iper, nell'iper possono essere anche letali. La crisi tireotossica è una complicanza gravissima dell'ipertiroidismo trascurato, così come il coma ipotiroideo è una complicanza dell'ipotiroidismo che nel 20% può anche portare a morte pur tentando di curarlo. Associandomi a questo, volevo chiederle, ma dal punto di vista delle cure, spesso si sente parlare, devo fare un intervento alla tiroide, oppure altri che invece usano soltanto dei medicinali. Sì. Che differenza c'è nello scegliere un intervento piuttosto che invece una terapia farmacologica? Ma dipende dalle indicazioni, cioè nell'ipotiroidismo è una tiroide che non funziona, noi non possiamo fare altro che sostituire quello che la tiroide non fa, quindi diamo una sostanza che si chiama levotiroxina che sostituisce l'ormone prodotto dalla tiroide che è la T4. L'intervento chirurgico è necessario qualora ci siano dei noduli citologicamente sospetti, cioè quando abbiamo appurato con degli esami che le cellule di questi noduli sono sospette, oppure ad esempio nel gozzo multinodulare tossico, cioè quando la tiroide è aumentata di volume, ha più noduli e funzionano tanto. Noi possiamo tentare di tamponare il tutto con delle pasticche, ma alla fine dovremmo togliere la tiroide. E anche quando è tanto grande o quando ci sono dei noduli grandi oltre i 3-4 cm che magari vanno a comprimere delle strutture vicine che possono essere l'esofago e la trachea fondamentalmente, o vanno a immergersi nel mediastino, cioè superano lo sterno e la clavicola e vanno giù a occupare uno spazio che non gli compete. Ecco, in questi casi sono necessari gli interventi chirurgici oppure forme di ipertiroidismo resistenti alla terapia. Quindi ci si deve orientare sul tipo di terapia in relazione alla patologia che abbiamo di fronte. E nel caso in cui venga tolta la tiroide, che cosa succede? Cioè, come viene, siccome certo, abbiamo visto che è importante, no, per il funzionamento, certo, quindi in quel caso come si... Il paziente per tutta la vita dovrà prendere tutte le mattine una pastiglina, niente di grave, niente di tanto importante, che sostituirà la sua funzione tiroidea, cioè sopperisce a quello che manca, è come mettermi gli occhiali se non vedo bene, prendo la pastiglia perché non sono in grado più di produrre quella sostanza. Ed è di fondamentale importanza, non è che uno può scegliere la prendo o non la prendo, mi ha detto la mia amica che non la devo prendere, la devi prendere perché si muore se non la si prende. Non è un'opinione. Perfetto, chiarissimo. Dal punto di vista invece della popolazione generale, chi viene colpito di più? Anziani, persone più giovani? Che differenze abbiamo all'interno proprio delle classi di età? Allora, in Sardegna poi, com'è la situazione? Sì. Nella popolazione generale, in generale, scusate la ripetizione, le malattie autoimmuni sono più frequenti nelle donne. Ed è per questo che, siccome molte malattie tiroidee sono autoimmuni, prevalgono nel sesso femminile. Pensiamo che di malattie autoimmuni nella popolazione generale, in alcuni studi, in alcune pubblicazioni, si è arrivati a riscontrare tiropatie autoimmunitarie nel sino al 5-20% delle donne, nell'1-5% degli uomini. L'ipotiroidismo può arrivare nelle donne di certe popolazioni fino al 18-20%, considerando anche le forme più lievi. L'ipertiroidismo è meno frequente, come dicevo, il morbo di Basedow è più frequente nel giovane, ma ci sono delle zone dove per esempio c'è carenza iodica, dove si forma il gozzo, si formano i noduli, questi funzionano tanto, si chiama gozzo multinodulare tossico, e ci sono delle zone dove si arriva al 50% di persone che hanno noduli, che possono funzionare tanto. Quindi l'impatto sociosanitario è molto elevato, sono patologie frequenti. Quindi sia ipotiroidismo che ipertiroidismo, abbiamo visto. Per quanto riguarda invece le classi di età, giovani e anziani, c'è una differenza? Può succedere? Diciamo possono succedere? Che, beh, più si va avanti con l'età, come in tutte le pagine, più è facile che si accumulino patologie crescendo. Questa è purtroppo una legge della natura. Però è vero che i noduli sono più frequenti negli adulti, mentre ad esempio il morbo di Basedow è più frequente nel giovane. Più frequente quindi nell'anziano con
che vive in aree a carenza iodica, ancora oggi presenti in tutto il mondo, pure in Sardegna, a dispetto di quanto si crede, sono più frequenti le patologie nodulari della tiroide, crescendo con l'età. E rispetto al passato? Rispetto al passato cosa è successo? Innanzitutto che siamo diventati più bravi, non è di certo merito mio, che si studiano di più le patologie, che la gente si fa curare, e questo è un bene, e quindi si riesce a fare diagnosi precoce sia di ipo che di ipertiroidismo. Ma fondamentalmente una cosa che è stata fatta grandiosa a livello mondiale è la prevenzione della carenza iodica. La carenza iodica ha fatto dei disastri in tutto il mondo. Ricordiamoci che lo iodio è un micronutriente presente nelle acque, nel mare, che evapora col sole, va nell'acqua delle nuvole e poi ce lo ritroviamo nel terreno con le piogge. Quindi va a far parte, che so, delle verdure, degli alimenti del terreno. Lo mangiano gli animali dei quali noi ci mangiamo le carni e il latte. Quindi se vi è carenza nei terreni, lo iodio sarà carente. E se non mangiamo pesce e crostacei, lo iodio sarà carente. Cosa si è visto? Che con la carenza di questa sostanza si avevano tante patologie, anche gravissime. La carenza iodica può portare a dei deficit dello sviluppo neurologico del bimbo, irrecuperabili. Con la prevenzione iodica si è ridotto l'incidenza di queste patologie, ma fondamentalmente la presenza di gozzo e noduli. Come è stato fatto questo? Introducendo nel comune sale da cucina lo iodio, cioè 30 microgrammi di iodio per ogni grammo di sale. Se consideriamo che noi, che la dose raccomandata di sale da cucina è tra i 3 e i 5 grammi al giorno, poi arriviamo a quei 150 microgrammi che l'OMS suggerisce di introdurre con la dieta nell'adulto. Se mi è concesso, aggiungo anche che in alcune fasi della vita, come la gravidanza e l'allattamento, siccome la mamma deve pensare non solo a sé, ma anche al bimbo, è necessario aumentare del 50% questa introduzione. È perché è fisiologico che ciò avvenga, altrimenti i danni possono essere gravi. Adesso abbiamo parlato di ricerca, di esami da fare. Quali esami abbiamo a disposizione per diagnosticare le patologie della tiroide in generale? Sì, abbiamo a disposizione per fortuna tanti esami, in primo luogo quelli del sangue, quindi con un semplice prelievo di sangue noi possiamo diagnosticare una ipo o iperfunzione tiroidea dosando il TSH, che è l'ormone tireotropo o tireostimulating hormone, quindi un ormone che stimola la tiroide prodotta dall'ipofisi, e poi la T4 e la T3 prodotte dalla tiroide. E poi gli anticorpi antitiroide, quelli responsabili delle malattie autoimmuni, che si chiamano anticorpi antitiroperossidasi, antitiroglobulina e antirecettore del TSH. Poi abbiamo l'ecografia, che è uno strumento fondamentale, che ci mette in evidenza le dimensioni, le caratteristiche ecostrutturali della ghiandola, la vascolarizzazione, la presenza di noduli e le caratteristiche degli stessi. In alcuni casi l'esame citologico, quando indicato, quindi con un ago sottile si aspirano dai noduli delle cellule, le si esaminano in anatomia patologica, e poi la scintigrafia, che è un esame che si esegue in medicina nucleare, a volte associata con la iodocapitazione, che ci consente di valutarne la funzione in maniera differente da quella che è il dosaggio degli esami del sangue. Visto che siamo ormai quasi alla fine del tempo a nostra disposizione, l'ultimissima domanda: è possibile prevenire le malattie della tiroide? Domanda da $1 milioni. Purtroppo le malattie autoimmuni no, non si può far nulla. L'unica cosa che possiamo prevenire è la carenza iodica. Questo per fortuna viene fatto ed è compito nostro, viene fatto come dicevamo prima col sale da cucina, ed è compito nostro divulgare questa metodica di prevenzione che ha radicalmente cambiato la storia di alcune patologie tiroidee in tutto il mondo. Possiamo fare un'altra cosa, fare diagnosi precoce di ipoipertiroidismo stando attenti. Possiamo prevenire gravi malattie tiroidee nel bimbo facendo lo screening neonatale, adesso si fa in tutti i bambini. Altra cosa, se mi è concesso col tempo, in gravidanza occhio alle patologie tiroidee, ma qui bisognerebbe parlarne 2 ore di seguito. Però è un messaggio che comunque sia noi che i ginecologi conosciamo bene. Perfetto, dottor Oppo, ormai sono quasi trascorsi i nostri 15 minuti, sono stati 15 minuti molto interessanti con il dottore Alessandro Oppo, endocrinologo della endocrinologia del Policlinico Duilio Casula, diretta, lo ricordiamo, dal professor Andrea Loviselli.
Grazie dottor Oppo per essere stato con noi, grazie a tutti voi per averci ascoltato, vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di 15 minuti con. Buon proseguimento. Grazie, a presto.